Sai chi c'è? Chi c'è, chi c'è, chi c'è? Borghi, Borghi, Claudio. Claudio, Borghi, Claudio. Claudio, Borghi, Claudio. Borghi, Borghi, Claudio. Claudio Borghi. Deputato della Lega, il più rivoluzionario tra i leghisti. Signor Borghi, buongiorno. Buongiorno. Tutto come giusto? Va, come va? Tutto bene. Io bene. Tutto bene. E la gamba? Faccio... La gamba si sta rimettendo, quindi vado bene anche quello. Poi vado a farmi, visto la vostra cicletta, sì. Sto andando a farmi il tamponcino pure io, perché... Perché il tampon? Perché ho preso il volo dall'Inate, quello COVID-free, e praticamente sono degli aeroplanini che se tu li vuoi prendere devi farti il tampone all'inizio. Dove Claudio Borghi? Dove devi farlo il tampone? Nel naso. Sì. No, in aeroporto o in un centro? In aeroporto. Scusi, lei è a Milano. Sta andando a Roma con il volo COVID free e fa il tampone in aeroporto. In aeroporto. Esatto, ma come ci si prenota? Niente, tu basta che prendi il biglietto sull'aereo delle 10 di mattina o delle 5 di pomeriggio qua da Milano e non sali se non hai fatto il tampone lì in aeroporto, oppure se ce n'hai uno già fatto. Ma quanto questo a spese di chi questo tampone? Della compagnia? È nel biglietto, certo, già costa poco di solito il biglietto, quindi... Sì, soprattutto se decidi all'ultimo. Senta, ma a che ora deve andare? Perché se l'aereo è alle 5 deve fare pure il tampone, quanto tempo prima deve andare? 2 ore prima. 2 ore prima? Ma scusi, non poteva andare a piedi a Roma, che ci metteva di meno? Sì, effettivamente forse. A quel punto, perché... Però tanto se arrivavo a Roma 90 su 100, poi me ne rifacevano un altro di tampone per la storia della Lorenzin. Perché la Lorenzin, deputata del PD in commissione esteri, e anche lei... Ex ministro della salute. Vabbè, questo è... E lei è anche... lei in commissione... Bilancio. Con la Lorenzin, no? E quindi... Sì, sì, sono in commissione con la Lorenzin. E quindi avete fatto commissione nei giorni precedenti? L'avevamo fatta settimana scorsa, poi in realtà poi uno dovrebbe andare a vedere chi era seduto vicino, questo tipo. Sì. Non io, ecco. No. Senta, per una volta. È il primo tampone? Per sicurezza. Certo. È il primo che farà o ne ha già fatti altri? No, ne ho già fatti altri. È una natura di scatola pazzesca, perché ti ramanano nel naso, con lo scovolino da pipa, è fastidiosissimo. Con lo scovolino da pipa gliel'hanno fatto a lei. Che bella descrizione, grazie Claudio. Ma cos'era? Assomiglia. Era uno dei 5 Stelle che gliel'ha fatto, scusi, per avergli fatto con lo scovolino da pipa. Prodi, chi te l'ha fatto? Cioè, Prodi? Mio papà fumava la pipa, io mi ricordo che nella cannucina usava quella specie di... Della pipa. Di bastoncino con sopra la spazzolina, è molto simile a quella che ti mettono nel naso. Quindi, perché è una cosa che nessuno dice, fa male, dà fastidio il tampone. Cioè... Dà molto fastidio, il male è un'altra cosa. No, fa male, certo. Sì, però... mi sono rotto il tendine del ginocchio, quello... Ma come te lo sei rotto, scusa? Se si può dire alla radio. Scivolando nella tua bellissima terra di Sardegna, scivolando fuori da un supermercato. Ma come scivolando da un supermercato? Perché stavi correndo che finivano le offerte o stavi uscendo che avevi rubato? Cos'è successo? Stavo uscendo, avevo preso l'acqua, quelle tipiche lì della Sardegna che a me piacevano tantissimo. Che acqua sono? L'acqua tipica? La fonte di Rinaghiu? No. Cosa hai preso? L'Icnusa? Sì, quella era la Smeraldina, ma che c'entra? Quella di Bonorva, la Santa Lucia. La Santa Lucia, esatto. E la Versalia. Perché salutiamo che ci sono tanti incendi, stanno ripartendo. Sì. Salutiamo gli amici dell'acqua Santa Lucia. Non ho capito la scivolata, cosa c'entra con l'acqua buona della Sardegna? E niente, io ce l'avevo in mano, avevo in mano il mio bel pacchettino di 6 acque da portare a casa. Famiglia? Sì. Esco fuori dal supermercato, c'era una lastra di ghiaccio, di metallo, ci metto sul piede e mi inchiodo. Cioè, è un periodo che un po' con le lastre, voi della Lega non avete grandi rapporti, perché la Buongiorno gli è caduta addosso dal tribunale di Catania una lastra. Ieri ho fatto un'indagine su a quale santo votarsi che protegga le gambe, e ho trovato ho trovato che San Rocco protegge il ginocchio e anche dalle epidemie. Quindi direi che secondo me votarsi a San Rocco è un'ottima idea. Ma scusa un attimo, non c'è nessun legame tra l'incidente e l'oggetto che trasportavi, l'acqua in questo caso? Niente, ce l'ha avuto.
Secondo me, no, beh, serviva perché mi hai chiesto perché ero al supermercato. Ah, certo, certo. A comprare l'acqua. Non è che è rotta una bottiglia e tu sei scivolato sull'acqua? No. No, erano di plastica. Però può anche essere che il peso dell'acqua non abbia aiutato a migliorare la caduta. Ma e la lastra era scivolosa o era proprio una lastra? Cioè, nel senso, c'era qualche cosa di era caduto? Boh, evidentemente era. Ma in che città eri della Sardegna? Budoni. Budoni. Sì, Budoni. Sai che volevo raccontarti un aneddoto di Budoni, perché c'è anche Budoni. Domani. No, ma scusi, ma era una lastra europea forse? Era una lastra, visto che lei c'ha questa idiosincrasia. Io all'inizio cominciavo a sospettare che fosse tipo Regling, quello del Mestre, che mi avesse buttato una buccia di banana certo, lì sotto. E lo fa, lo fa il vecchio Regling. E ogni tanto lo fa, quando uno si distrae, tac, no? Senta, signor Borghi, ma insomma, lei che diciamo, ricordiamo, è uno di quelli più scatenati della Lega, più anti-europeisti, e avete abbandonato l'idea di uscire dall'Europa? Sì, ormai basta. Ma tanto prima o poi uscirà l'Europa da noi, quindi uno sarà mente tranquillo. Cioè, nel senso, saremo espulsi dall'Europa, no? Ma nel senso che secondo me fra un po'... Qua adesso va bene il Covid, tutti contenti perché... tutti contenti proprio. Per modo di dire, diciamo. Sì, ma dal punto di vista dell'Europa loro sono contenti perché hanno fatto saltare il patto di stabilità, no? Sì. Cioè, in buona sostanza, se voi avete notato, non si parla più del 0,2 di deficit, che non si può fare. Esatto, no? Sì, che siamo stati giorni, mesi, ore, lo 0,1, 2, 0, 0,1, 2,4, 2,04, adesso si fa il 10, no? E nessuno dice niente. Certo. Quando, e quindi per adesso è tregua, tutti tranquilli. Poi quando tornate al governo voi e torna il patto di stabilità. Quando arriveremo al governo noi, oppure quando semplicemente gli altri sistemeranno le cose in casa propria, tipicamente i tedeschi e i francesi, vedi che ricomincerà a dire: ah, adesso bisogna tirare i remi in barca. Senta, ma i suoi meravigliosi mini bot, quei soldi di carta ci aveva portato anche a noi. Ce l'avevamo anche noi. Che fine hanno fatto? Quella era una bellissima idea, adesso li stanno facendo di nascosto quelli del governo attuale, perché chi non so se ha notato. Il governo attuale, non so se ha notato che il 110%, tutti i crediti di imposta che stanno pensando di fare con i bonus, tipo il 110% per la ristrutturazione, li vogliono fare cedibili. Cioè, uno dice: io sì, ho il credito d'imposta, ma invece di scontarli con le tasse future, li posso cedere subito alla banca. Questo... È una specie di mini bot. Senta, però è una specie di mini bot. Signor Borghi, scusi, guardi, lo sa, adesso lo sa che la nuova Lega deve essere più moderata. Anche Giorgetti l'ha detto, che dovete guardare all'Europa, al PPE, al centro. Quindi non faccia più il rida addirittura. Basta, signor Borghi, dovete essere più democristiani adesso. No, l'ho visto che c'è qualcuno qualcuno, che Giorgetti l'ha detto. Come diceva il vecchio Pintor, non morirò democristiano. Anche lei dice così. Sì, sì, io col passare del tempo, mentre gli altri col passare del tempo diventano democristiani, io mi sa che col passare del tempo divento comunista. Ma Giorgetti diventa dopo comunista? Comunista? Pintor era amica del manifesto. No, certo, ma era altri. Ma Giorgetti, quando dici questa cosa, poi non è che ti chiama e ti dice: ma Claudio, cosa hai detto? Così, perché questo è Giorgetti. Sì, questo è Giorgetti, lo so imitare benissimo. Uguale, proprio. Claudio, questa cosa! Vabbè, abbiamo capito che è Giorgetti. Non mi ha mai detto niente. E Salvini ogni tanto la chiama e dice: no, dai, se lo ricorda quando stavate al governo, che quando lei sparava le cose fondamentali. Ma se ti chiama Salvini e ti dice: Claudio, somiglia molto a Giorgetti. No, questo è Giorgetti. Anche lì non mi ha mai chiamato per dire che si sa questa cosa. Cioè, quando Salvini stava al governo. Ci sentiamo spesso per. Mi chiama, ma non so, per dire se ha bisogno dei dati economici. Sì. Ecco. Ma è vero che c'è questo dubbio di Zaia, che potrebbe essere nuovo leader della Lega perché è più moderato, mentre Salvini è amatissimo. Mentre Salvini è un po' troppo aggressivo, no? Ma Zaia io penso che sia apprezzato, e lo apprezzo anch'io, però... perché fa quello che dice, cioè vale a dire, lui è uno che ha detto: io mi voglio occupare. Non come Salvini che dice: il governo durerà 5 anni e poi lo fa saltare dopo 2, dice in questo senso. Ma no, lì invece ha fatto bene, cioè, vi ricordate, è inutile andare a rivocare. No, per amor di Dio. Il papete, non ci dica niente, no. Però per Zaia, se lui dice che io voglio occuparmi del Veneto... Lui si occupa del Veneto. E lui in questo momento ha in mano un mandato pazzesco. E quindi lo teniamo bloccato in Veneto per 5 anni. Ma no, ma lui vorrà fare giustamente, secondo me, una cosa, vale a dire arrivare a ottenere l'autonomia per il Veneto. Certo, Senta, ci dica, signor Borghi, lei che... Ma voi mi immaginate un incontro tra uno Zaia E chi? Fortificato dal 75% dei voti della sua gente e Boccia?
Boccia, il ministro, quello che dovrebbe decidere sull'autonomia, che non si sa neanche di che partito sia. È del PD, è del PD. Sì, beh, ma non... No, è del PD. Senta, e ci dica alcune cose velocissime. Ha ragione la Juve o il Napoli? Secondo me sbaglierò, ma ha ragione la Juve. Perché sbaglierò? Allora ha ragione il Napoli, se sbaglierà. Lo so, però mi spiace dar ragione alla Juve perché non sta simpatica, ovviamente. Lo so, ho capito, ma non è una questione di simpatia, cioè, nel senso... Però è questione di legge. Se la regola è che, scusate, noi abbiamo, io sono milanista, Ibrahimovic è fuori, e così via, e non è... E non è un'assenza da poco, e noi giochiamo. Anche non si capisce perché. Perché l'ASL di Napoli ha detto a quelli del Napoli che dovevano rimanere ma a casa. Ma l'ha detto a chi? Alcuni giocatori o a tutti? Ma non è che tu devi chiedere a tutti finché trovi qualcuno che ti dà ragione. No, è l'ASL che l'ha detto, non è che gliel'hanno chiesto. Ma tu sei la FIGC, dovresti ascoltare cosa ti dice. FIGC nel senso di Federazione Gioco Calcio, non di Federazione dei Giovani Comunisti. No, no. Ascolta, come sta Van Dogg? Chi? Van Dogg, il suo gatto, il suo cane. Il mio cane. Thor, non Van Dogg. Thor. Thor no, come supereroe. Ma non, non si chiama Van Dogg? No. No, si chiama Thor. Io l'ho sempre chiamato Van Dogg e si è sempre girato. Vabbè, comunque questo è possibile, ma anche se lo chiami biscotto, si biscotto, biscotto. Che sente la voce. Senta, ma ce l'ha benissimo, ce l'ha la mascherina. Sto con dei piccoli coronavirus di gomma a fiutarlo. Perché avete visto la notizia che sì, che i cani fiutano, i cani che fiutano il coronavirus, no? Ecco, allora gli sto prendendo dei piccoli coronavirus di gomma, no? Così, e poi gliele tiro, cacchio, lo insegue velocissimamente. Ma questo gliel'ha detto cacchio, come Bart Simpson? Esatto. Ma questa è una scelta che ha preso lei in autonomia o ha chiesto a Giorgetti il permesso prima? Claudio! Questa era Giorgetti. Sì. Va bene, mascherina ce l'ha, signor Borghi? Mascherina ce l'ho. La mette? Perché qua in aeroporto sennò non mi fa salire su lei. O con la barba le dà un po' fastidio, la toglie? No, penso che con la barba non funzioni tanto, ecco, perché secondo me passano le robe da sopra, da sotto. Ed è giusto mettere l'obbligatoria. Cioè, la barba in legno massello, certo, scusa. Sì. Cioè la barba schioda dall'aderenza laterale alla guancia. Signor Borghi, grazie, ci saluti Giorgetti quando lo sente, Claudio, Claudio. Ah, grazie, ce lo saluti caramente. Claudio Borghi, deputato della Lega, il più rivoluzionario della Lega, insomma. Buona giornata. Si è rotto il tendine, vabbè, mi spiace per lui. Comprando l'acqua sarda, come se ci fosse una relazione.